quindi si tratta appunto di un'area di proprietà comunale che comincia dal, siamo già al terzo anno, viene appunto adibita a parcheggi a pagamento a servizio dell'utenza che si serve principalmente appunto della spiaggia. Si tratta di un'area attrezzata che conta circa 510 stalli di sosta, dei quali circa 200 verranno destinati ai residenti di Alghero, in pratica ai cittadini algherese che intende fruire di questo spazio, deve fare richiesta alla società in house attraverso un apposito deposito elettronica che è stato appunto diffuso e pubblicizzato, e a questo punto il cittadino algherese, appunto abbinando il proprio nominativo quale residente alla propria auto di proprietà, viene inserito in una apposita lista bianca cosiddetta, che consente appunto al cittadino che va al parcometro nel digitare la targa del suo mezzo di non pagare, ovviamente deve esporre il ticket quale appunto il cittadino residente all'interno della macchina, appunto perché sia comunque giustificata e legittima la sosta. Si tratta di un servizio insomma, molto importante, anche abbastanza impegnativo, perché si tratta appunto di un'area ovviamente in campagna, dove in qualche modo abbiamo cercato di fare attraverso società in house dei lavori di sistemazione superficiale, di perimetrazione, con la creazione delle aree di ingresso e di uscita. La soluzione gestionale è quella che già ormai da diversi anni è stata sperimentata al Comune di Alghero, ovvero il Comune appunto affida alla propria società in house, Alghero in house, SRL, la gestione di questi parcheggi. Quindi oggi siamo qui appunto in quest'area a consegnare l'area alla società in house e allo stesso tempo la società appunto gestirà questi stalli appunto a partire da oggi sino al termine della stagione estiva. Verranno impiegati 2 unità lavorative in tutti i turni, gli ausiliari della sosta, i quali appunto avranno il compito quello di verificare il corretto utilizzo delle aree, il corretto adempimento relativamente al pagamento, insomma una vivibilità ovviamente